Salve a tutti e benvenuti al nostro solito appuntamento con pillole di terzo settore. Ormai sono un po' di settimane che ci vediamo e insieme a Marco Marcocci, che saluto, abbiamo deciso di confrontarci direttamente con persone, associazioni, quindi con realtà che operano sul campo nel terzo settore. E oggi parliamo della Fondazione con il Sud, insieme alla dottoressa Anna Marino, responsabile delle attività istituzionali della Fondazione. Ciao Anna. Ciao a tutti, grazie per questa opportunità. Grazie a te per aver accettato l'invito. Anna, sappiamo che la Fondazione con il Sud nasce nel 2006. Dall'alleanza tra fondazioni di origine bancaria e mondo del terzo settore e del volontariato. Chiederei però a te più precisamente com'è nata la vostra associazione e soprattutto qual è la vostra ragione sociale. Sì, allora la fondazione, come dicevi giustamente tu, nasce proprio nel novembre del 2006 dall'alleanza tra il mondo delle fondazioni di origine bancaria e le maggiori rappresentanze delle organizzazioni di terzo settore. L'obiettivo della fondazione con il Sud è quello di promuovere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero percorsi di coesione sociale e buone pratiche proprio per favorire lo sviluppo del Sud, proprio perché siamo convinti, e questo è riportato anche nell'articolo 1 dello Statuto della Fondazione con il Sud, che la coesione sociale rappresenta una condizione imprescindibile per favorire lo sviluppo delle regioni nel Mezzogiorno. Noi pensiamo che senza coesione sociale, senza il raggiungimento di livelli accettabili di coesione sociale, senza ri ridurre il divario sociale che c'è nel Mezzogiorno, non possano esserci momenti o comunque forme di sviluppo durature e mature nel nostro Mezzogiorno. Noi interveniamo, diciamo, nelle regioni del Mezzogiorno ex obiettivo 1, quindi sono la Basilicata, la Calabria, la Campania, la Puglia e le isole, quindi Sicilia e Sardegna. Sì, e quali attività avete quindi portato avanti fino ad ora e ponendo particolare attenzione al periodo del lockdown e in generale della pandemia? Allora, rispetto al ventaglio di attività, la Fondazione utilizza, diciamo, tre principali strumenti operativi, che sono i progetti esemplari, le fondazioni di comunità e i programmi di sostegno al volontariato. Quindi di fatto, diciamo, promuoviamo bandi e sosteniamo progetti che vengono realizzati da parte delle organizzazioni di terzo settore locale in diversi ambiti di intervento, che vanno quindi dall'educazione dei giovani, quindi per favorire e promuovere la cultura della legalità e della convivenza civile e per contrastare la dispersione scolastica, allo sviluppo diciamo, del capitale umano di eccellenza, lo definiamo così, quindi per valorizzare e trattenere i migliori cervelli al sud. Promuoviamo interventi di cura e di valorizzazione dei beni comuni, intesi sia come patrimonio storico, artistico e culturale, ma anche come beni ambientali e come beni confiscati alle mafie. Promuoviamo, diciamo, anche interventi in ambito sociosanitario. E in generale, volti a favorire interventi, diciamo, di welfare di comunità. E promuoviamo anche la nascita di fondazioni di comunità, ovvero di soggetti che sono, diciamo, rappresentativi di una comunità territoriale di riferimento, che insieme decidono di investire per lo sviluppo del proprio territorio. E fino ad oggi abbiamo sostenuto sei fondazioni di comunità, che sono la Fondazione della Comunità Salernitana, la Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli, la Fondazione di Comunità San Gennaro, che interviene nel rione Sanità, sempre a Napoli, e poi in Sicilia la Fondazione di Comunità Val di Noto e la Fondazione di Comunità di Messina e la Fondazione di Comunità di Agrigento e Trapani.
Inoltre, l'altro grande intervento riguarda il sostegno a programmi di volontariato, quindi per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato c'è una linea dedicata che prevede il rafforzamento del lavoro svolto direttamente dalle organizzazioni di volontariato. Abbiamo sostenuto nel 2016 anche la nascita dell'impresa sociale con i bambini, che è una società, appunto, un'impresa sociale, senza scopo di lucro, interamente partecipata dalla Fondazione, con il Sud, che ha per oggetto l'attuazione dei programmi del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, promosso appunto, dalle fondazioni di origine bancaria, dal governo e dal terzo settore. Diciamo che in 13 anni di attività abbiamo sostenuto oltre 1200 interventi e progetti, diciamo, iniziative per erogando contributi diciamo, per oltre 229 milioni di euro, quindi coinvolgendo oltre 6.000 organizzazioni di terzo settore, quindi distribuite tra associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazione, ma anche enti pubblici come scuole, centri di ricerca e università. E il target principale, diciamo, rispetto ai destinatari coinvolti, che sono circa 430.000 destinatari, sono i minori, quindi che rappresentano una buona fetta, il 42% dei destinatari, e giovani, ma anche volontari e cittadini di origine straniera, oltre che cittadini, diciamo, e comunità in generale. Sì, Questo, sono diciamo, un po' il tantissimi. quadro generale. Rispetto, diciamo, allo scenario dell'emergenza sanitaria in corso, la scelta della Fondazione è stata quella di non stravolgere, diciamo, l'attività ordinaria, ma abbiamo deciso di continuare a sostenere le iniziative attraverso un principio anche di flessibilità degli interventi, nel senso che abbiamo concesso la possibilità di modificare, integrare i progetti affinché le organizzazioni beneficiarie dei contributi potessero, diciamo, sostenere sui propri territori eventuali situazioni di emergenza, appunto, legate al coronavirus. Abbiamo, diciamo, partecipato al fondo di garanzia promosso dall'ACRI a sostegno delle esigenze finanziarie delle organizzazioni di terzo settore con uno stanziamento di 1 milione di euro. E inoltre, diciamo, fa piacere, diciamo, sottolineare una proposta che il presidente della Fondazione con il Sud, Carlo Borgomeo, ha rivolto al ministro Provenzano. Diciamo, a favore delle organizzazioni di terzo settore meridionale. La proposta, infatti, diciamo, era quella di prevedere un intervento straordinario, quindi per le organizzazioni di terzo settore meridionale, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, proprio per consentire a queste organizzazioni di terzo settore di sopravvivere, di continuare a lavorare con fatica sui territori. E diciamo che la proposta è stata in parte accolta nel decreto rilancio, che ha previsto appunto la concessione di circa 120 milioni di euro a fondo perduto per le organizzazioni di terzo settore. E ovviamente gli importi, diciamo, rispetto alla numerosità delle organizzazioni di terzo settore che operano e che sono attive nel Mezzogiorno non è sufficiente a coprire, diciamo, appunto, l'intero fabbisogno, ma sicuramente è un segnale importante che va a riconoscere il ruolo fondamentale che svolge il terzo settore in termini, diciamo, di sviluppo e di coesione sociale nel Mezzogiorno, e consentendogli, appunto, di continuare a sostenere e intervenire in tutte quelle situazioni, diciamo, di fragilità. Sì, sono tantissime le cose che hai detto e sono tantissime le attività che in generale finora avete fatto. Da poco, tra l'altro, avete pubblicato il bilancio di missione 2019, tra l'altro con l'espressione riduciamo il distanziamento sociale, ribaltando però ovviamente il concetto
del distanziamento fisico che bisogna ancora avere. Mantenere, Ti volevo chiedere quali erano le principali direttrici in vista dei prossimi mesi e quindi quali saranno le vostre prossime attività. Allora, noi continuiamo, diciamo, con appunto, con il nostro lavoro, quindi provando, continuando a promuovere iniziative di sviluppo, sostenendo gli enti di terzo settore. Già diciamo, nel primo semestre di quest'anno abbiamo pubblicato due bandi, che sono quello, diciamo, bando sociosanitario, rivolto, diciamo, a promuovere interventi con l'obiettivo di ridurre la povertà sanitaria e sperimentare metodologie di cura alternative per le nuove dipendenze. Rispetto a questo bando abbiamo ricevuto, che si è chiuso tra l'altro pochi giorni fa, abbiamo ricevuto 157 proposte. Quindi diciamo adesso stiamo lavorando per completare l'iter, diciamo, di istruttoria e di valutazione che porterà poi al finanziamento di progetti rispetto a questo bando. Un altro bando che diciamo, è in corso, il cui processo di istruttoria è ancora in corso, è quello sullo sport, inteso come strumento di inclusione sociale. E anche rispetto a questo bando, diciamo, c'è stata una notevole adesione, abbiamo ricevuto oltre 300 progetti, quindi anche qui adesso ci sarà tutto un lavoro di istruttore e di valutazione che porterà poi all'individuazione dei progetti da finanziare, diciamo, rispetto poi alle risorse disponibili in ciascun bando. E continuiamo, diciamo, poi a portare avanti tutte le varie iniziative previste, diciamo, nei documenti programmatici, in particolare quest'anno altri progetti di valorizzazione dei beni storico-artistici e culturali. Stiamo collaborando con due comuni in Puglia, Lecce e Taranto, per valorizzare dei beni di valenza storico-artistico e culturale in modo da restituirli alla comunità, sempre in un'ottica di valorizzazione. Promuoviamo interventi di sviluppo locale e anche cofinanziamenti con altri enti finanziatori. Quindi, diciamo, inoltre continuiamo a seguire, diciamo, poi il monitoraggio di tutti i progetti, perché una volta che vengono finanziati, poi i progetti, diciamo, entrano nella fase di sviluppo e oltre, diciamo, a completare la selezione e l'individuazione delle iniziative da sostenere, poi le monitoriamo. Sia durante, diciamo, l'arco di vita dei progetti stessi che al termine, quindi facciamo anche valutazioni ex post, proprio al fine di valutare un po' l'impatto dell'operato della fondazione, provando a capire quali sono i risultati poi nel lungo periodo, che cosa resta di questi progetti nel lungo periodo. Quindi solitamente li monitoriamo a 2 anni e a 4 anni dalla scadenza. Marco, a te chiederei per concludere delle considerazioni a caldo, cosa pensi di questa Allora, chiacchierata? intanto grazie a Anna per questa panoramica che ci ha aperto un mondo sulla fondazione con il Sud, che tra l'altro mi fa piacere che sia una puntata dedicata alla fondazione perché a volte non è troppo conosciuta, per cui avere l'opportunità, e nel nostro piccolo pensiamo in minima parte di darla, di poter parlare della vostra fondazione è sempre una cosa importante. A me, che dire, la cosa che più mi colpisce da quello che mi hai raccontato e comunque da analisi che ho fatto navigando sul vostro sito, è soprattutto che voi ponete come condizione fondamentale per lo sviluppo l'infrastrutturazione sociale. Quindi, infrastrutturazione sociale che è un altro mondo. Quindi è una lotta alle disuguaglianze, avere un welfare aperto a tutti. È un insieme di tante cose che poi, a ben guardare, coincidono con quella che è la missione delle banche di comunità, ovvero delle nostre banche di credito cooperativo, che non sono banche del territorio, ma sono banche di comunità, proprio perché tendono a esaltare
quello che tu dicevi come infrastrutturazione sociale. L'altra cosa che mi piace molto è che il terzo settore è fondamentale, quindi fondamentale nel suo ruolo di soggetto di promozione del capitale sociale e quindi è decisivo anche nel cambiamento dell'intero sistema italiano, ma anche produttivo, non solo sociale, se vogliamo. Molti dei vostri bandi sono poi rivolti al terzo settore, che può partecipare, se non erro, anche in sinergia con enti pubblici, per cui vi è una commistione nel vostro operato che è completa. Poi, altra cosa, lavorando per bandi, diciamo c'è una trasparenza enorme e, specie di questi tempi, sapere come sono utilizzati, chi ha meritato o l'aggiudicazione di quel bando, eccetera, non è cosa da poco. Insomma, che dire, benvenga la vostra fondazione, come benvengano altre iniziative sul territorio. E oltretutto mi è piaciuto molto anche l'approccio apparentemente neutro avuto nel periodo di emergenza sanitaria, nel senso che, come tu hai detto, sì, eravate vigili, ma non siete intervenuti con un bando ad hoc, che secondo me poteva anche risultare fuori luogo, perché alla fine cioè le donazioni sia private ma anche non private, insomma, che ci sono state in questo periodo di emergenza sanitaria, sono state talvolta, insomma, non si capiva bene quale fosse lo scopo loro. Ecco, tutto qui. Io vi ringrazio e ringrazio la dottoressa Anna Marino per questa chiacchierata e le cose interessanti che sono uscite in questa puntata. Un saluto a tutti. Grazie a voi, a presto. Ciao. Alla prossima.